Un minuto 34 alla fine della partita, quello che non ti aspetti, Forlì a più 7 dopo una partita gagliarda dominata nel primo tempo dalle difese, nel secondo tempo degli attacchi, nel secondo tempo delle difese. Adesso qualcuno prova a metterci un po' nel suo, si riporta a meno 5. Ricordiamo che se Forlì vince di 8, di più di 8, passa il turno. Intanto si viene a ruba una gran palla a metà campo a Farioli, subisce il fallo, palla pesante, intanto il cronometro continua a scorrere, nessuno se ne accorge, manca un minuto e 5 secondi, un minuto e 1, un minuto, il cronometro prova avanti, almeno una decina di secondi da recuperare, gli arbitri non riescono a fermarlo, dovrebbe essere concentrato su un minuto e 6 secondi, Forlì che è addirittura stata a più 12 durante il corso di questa partita, si è arrivati al sogno di portarsela a casa davanti a un pubblico fortunino molto numeroso e molto rumoroso. Gli ultras fornivesi ha risposto in massa, peccato che il resto di Forlì sia stato a casa a guardare Inter Barcellona. Rimesso in sesto il cronometro, ora era 6, non era fallo di Paglioli ma fallo su Paglioli, quindi Forlì la palla in mano sul meno 5, una palla che vale tantissimo, un minuto dalla fine, pesato, trasferito con la palla in largo a cercare Paglioli, Paglioli 1 contro 1 contro il Siena, contro il detto più vicino della fortitudo, gran palla di Paglioli a Villani che subisce il fallo di Cisena. Il pubblico fortitudo non esattamente d'accordo, Villani va in un'etta con due tiri liberi, pasticciato, 80-75, ancora Villani con secondo tiro libero che va fuori, ma vola Farioli a segnare il più 7, il più 7, il più 6 Cordivese, dovrebbe essere 82, tavolone 81, tavolo dorme, Lamma con la palla in mano, a servire è stato corretto Cisena, Cisena a cercare uno contro uno contro Corrai che ci mette mestiere, Cisena va in lunetta con due tiri liberi. Cisena segna il primo dei due tiri liberi a disposizione, 36 secondi sul cronometro, Forlia più 5, ancora con la palla in mano, Forlì deve vincere di più di 8 punti, con 8 punti di scarto si va a supplementare, Brasilietti, scusate Corrai, un miracolo per segnare il più 7, Forlì avrà l'ultimo pallone del match, comunque vada, 84-77, più 7, Fortuno con la palla in mano, 5 secondi di scarto tra il cronometro 24 a quelli del tabellone, Corrai con la palla, Corrai a cercare di mettere pressione, ma Sciabri su Muro che gioca l'uno contro uno, scarica per Cisena, troppo facile questo tiro di Cisena, ma Forlì ha 7 secondi per andare al supplementare. Chieda all'italiana di Pinelli o fare fallo o difendere, in America si difende, in Italia si sceglie, probabilmente da come è stata sistemata la difesa, da come il Pinelli parlava si dovrebbe fare fallo, fare passare qualche secondo e poi fare fallo, comunque più 5 fortitudo, ultima palla in mano Forlì che deve assolutamente metterlo proprio da tre punti, la palla va a Masciadri che la perde e qui finiscono le speranze fornivesi, ma l'avventura andrà in lunetta con 2 secondi e 5 sul cronometro, peccato, Forlì ci ha creduto. Un'ultima palla, una brutta ultima palla persa, la condanna, la condanna a lasciare le speranze sul campo. Grande onore delle armi davanti a una fortitudo che è sembrata tutt'altro che una corazzata. E Forlì sicuramente ha dimostrato di poter starci e stare in campo. Ma l'avventura mette questo tiro libero. Qui si spengono le speranze.